prendiamo un'opera di Tina Saletnic come L'angelo protettore. In quest'opera troviamo numerosi riferimenti, altrettanti però ne troviamo in termini di capacità interpretativa. È un dipinto che ha sicuramente delle parentele futuriste per la scomposizione, per la prospettiva, diciamo, dall'alto che può evocare l'aeropittura, però troviamo una fusione, una interpretazione, una nuova lettura di questi fattori. C'è anche qui qualche cosa di Paul Klee, insomma troviamo quello che è la cifra tipica di Tina Saletnic, cioè una profonda conoscenza dei suoi modelli, dove per profonda non intendo strettamente di tipo storico, ma intendo una profonda relazione emotiva e interpretativa che ha fatto sì che questi modelli diventassero un'altra cosa, diventassero un linguaggio autonomo e individuale, personale, che contraddistingue la qualità di quest'artista. La difficoltà di vivere il mondo dell'arte a Roma era quella che, se non si faceva parte del giro un po' mondano, un po' così particolare, ed era difficile entrare in quel giro per una persona come me che aveva anche una famiglia, che quindi avevo degli altri impegni. Però trovai a un certo punto la pubblicità di un corso per la grafica, era un corso del Comune di Roma. Si svolgeva a via Cavour e pensai di frequentarlo. Mi trovai però che io avevo già due figli e lì invece erano dei ragazzi adolescenti che seguivano questo corso. E uno degli insegnanti era il professor Bonavita, Tony Bonavita, che era un giornalista, infatti lì insegnava impaginazione. Una cosa che ho capito abbastanza complessa, con il tipometro bisognava prendere tutte le misure, però lui era anche un critico d'arte e poi mi disse: perché frequenti questo corso? Ti interessa prendere un diploma a te oppure vuoi solo imparare? Dico: no, io vorrei imparare. E dice: allora vieni, ho una casa editrice e puoi imparare lì direttamente. E infatti feci per lui delle copertine di libri con numerose difficoltà, perché come tutte le persone esperte, e lui era espertissimo nel campo, dava per scontato che io alcune cose le sapessi. E invece no, io mi trovavo, come si fa a allineare tutte le lettere di un titolo? Insomma, poi adesso ci sono dei sistemi con il computer, ma all'epoca no. Parlo degli anni Ottanta, e quindi avevo delle difficoltà, però a Tony Bonavita piacevano le copertine che ideavo e poi mi suggerì di fare una tiratura di serigrafie e insomma cercò di aiutarmi ai primi passi del mondo dell'arte. L'esperienza della casa editrice, insomma, è stata molto molto interessante per me e ancora adesso dico, guardo con soddisfazione certe copertine di libri, perché così rappresentavano anche una mia attività operativa, perché un conto è fare una mostra, magari è vendere qualche quadro, un conto è entrare proprio in un settore operativo. E su Tony Bonavita posso dire che era un critico d'arte, giornalista, ma era un artista, un vero artista, molto profondo, perché lui intuì subito la difficoltà che io avevo, cioè di conciliare la famiglia, la creatività, insomma. Tant'è vero che alla prima mostra che feci,
mi fece una presentazione e mi descrisse come una prigione di rabbia e dolcezza. Rabbia perché, non, per quanto sia, c'erano dei vincoli, no, da rispettare, degli orari, della famiglia, eccetera. E poi invece una parte di me positiva e verso la vita. E lui questo la percepì, questa difficoltà. E io poi, nella stessa cerchia sua, conobbi un altro critico, Giuseppe Selvaggi. Era un poeta, ha scritto delle magnifiche poesie, era un giornalista parlamentare, si occupava di arte. E anche lui, con una profondità nell'attenzione per l'arte, per gli artisti, quello che volevano dire. E anche lui, in qualche modo in parallelo, in una mostra mi disse: Tina Saletnic tra sogno e quotidianità. Quindi i due poli, no? Delle esigenze della vita quotidiana e il sogno, la fantasia. Me li ricordo sempre con gratitudine, sì. Luigi Tallarico è un importante studioso del futurismo. Guardando le mie opere ha percepito una mia attenzione al futurismo nella sintesi delle forme e dei colori. In realtà questo mio aspetto futurista è vero solo in parte, in alcune opere. In genere mi sembra di rappresentare la realtà con uno stile impressionista e geometrico, più affine al cubismo. Molti, ancora oggi, includono nel termine futurismo tutto il percorso dell'arte visiva che ha oltrepassato la rappresentazione realistica. Il futurismo storico è stato soprattutto una reazione al figurativo retorico e ripetitivo, come anche al vivere monotono borghese, timoroso delle novità. Queste efficaci parole sono tratte dal saggio scritto da Tina Saletnic nel 2014, Il futurismo nel 2000 e oltre. La ricerca dell'artista si orienta dal 2000 alle implicazioni della rivoluzione digitale nella creazione artistica. I software per l'elaborazione grafica, i computer sempre più potenti, dischiudono orizzonti di enorme potenziale espressivo. Questa ricerca di Tina Saletnic viene documentata nella mostra del 2011 dal titolo Monotipi digitali, presso la sede del primo municipio di Roma, Centro Storico. Esperimenti digitali, computer grafica. Con le parole di Tina Saletnic, non tutti sono preparati a questa rivoluzione, ma nel contestato futurismo di ieri, come nel futurismo elettronico, l'uomo sarà sempre al centro dell'universo, con la sua grandezza e le sue fragilità.